Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Con l'accusa di concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni del sistema nazionale, i NAS dei carabinieri di Ragusa hanno arrestato uno psichiatra dipendente dell'ASP, il servizio di Alessandro Fragalà. Con la scusa del Covid avrebbe costretto un paziente a recarsi nel suo studio privato a pagamento per essere sottoposto a visita anziché riceverlo in una struttura pubblica. Avrebbe inoltre consegnato numerose certificazioni medico-legali su documentazione intestata all'ASP di Ragusa e materialmente redatte presso la struttura pubblica ad altrettanti pazienti che aveva visitato nel suo studio privato. Con l'accusa di concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni del sistema nazionale sanitario, da ottobre 2018 a tutto il 2020, i NAS dei Carabinieri di Ragusa hanno arrestato uno psichiatra dipendente dell'ASP ragusana. I militari hanno seguito la stessa pista d'indagine che portò il 20 febbraio del 2020 all'arresto di un altro medico, Giuseppe Iuvara, con l'accusa di corruzione, assieme alla figlia di una donna invalida e di una intermediatrice. Dall'indagine emergerebbe una complicità tra i due professionisti, il medico. E adesso ai domiciliari l'indagine è coordinata dal procuratore Fabio Danna e dal magistrato Monica Monego. All'uomo sono stati anche sequestrati 32.000 euro. Non c'è nessuna indebita percezione di somme di invalidità, dice il procuratore Danna. Le certificazioni erano rilasciate effettivamente a soggetti portatori di patologie. I reati contestati muovono dal fatto che ai pazienti veniva imposto di frequentare lo studio privato del professionista a pagamento. E nel territorio etneo è stata scoperta l'ennesima corsa di cavalli clandestina. Uno dei fanti percepiva il reddito di cittadinanza. Ancora Alessandro Fragalà. Purtroppo non è una novità, ma in questo caso i particolari che emergono dall'indagine della polizia non possono non destare voglia di riflessione. Stiamo parlando delle corse clandestine di cavalli, attività molto diffusa nel catanese. Dopo un'indagine, la Polizia di Stato di Catania ha identificato i responsabili di una corsa clandestina tra due calessi trainati da cavalli, che ha avuto luogo alle prime ore del mattino, in particolare alle 6:30, il 30 maggio scorso. Il luogo scelto per la gara in questo caso è stato il comune di Camporotondo Etneo. Le indagini della polizia hanno permesso di rintracciare e denunciare per maltrattamento di animali due fantini delle competizioni. Si tratta di un 69enne e di un 58enne. Fin qui tutto pressappoco normale, se non fosse per il fatto che uno dei due fantini non solo è risultato percettore del reddito di cittadinanza, ma ha anche dichiarato agli inquirenti di aver guadagnato ben 1.300 euro in nero per appena 2 minuti e mezzo di gara. Cifre da campionato di calcio di Serie A. Dai video registrati si può anche vedere come alla corsa clandestina hanno assistito centinaia di persone, sia lungo il percorso che a bordo di motocicli che scorrazzavano a velocità sostenuta a ridosso dei cavalli. Manovre queste di estrema pericolosità per gli scooteristi, per il pubblico e soprattutto per gli stessi cavalli. Aleggia l'ombra dei privati nelle convenzioni boschive. Ascoltiamo la denuncia di Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale dell'USB dei Vigili del Fuoco di Catania. Incombe l'ombra dei privati sulle convenzioni boschive 2021. Ricordiamo l'accordo stipulato tra Dipartimento della Regione Sicilia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale per il quadriennio 2019-2022, che allo stato attuale ogni anno non viene rispettato, e quando scatta l'emergenza il Dipartimento per l'emergenza dei Vigili del Fuoco mette dei fondi straordinari per stipulare squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco stessi, perché facciamo un soccorso unico e di alta professionalità. Pertanto i vigili del fuoco sono indispensabili non per spegnere le steppaglie, ma qualora l'incendio si dovesse trasformare in un incendio abitazione oppure dovesse prendere una forma di alta dimensione, i vigili del fuoco sicuramente hanno gli uomini e l'alta professionalità per poter intervenire anche i mezzi. Oltre a questo, ricordiamo i presidi autostradali, dove i vigili del fuoco stanno espletando un servizio perché le gallerie e i viadotti non sono attualmente a norma nel territorio siciliano. Attualmente copriamo soltanto un pezzo sulla Catania-Messina, sulla Messina-Palermo, ma ricordiamo che in Sicilia veramente l'asse viario è molto molto scadente, pertanto il nostro servizio dovrebbe essere indispensabile. A quanto pare i vigili del fuoco vengono svenduti per dare questo servizio ai privati. Ci auspichiamo di sbagliarci, ci auspichiamo che questo non accada, perché i vigili del fuoco, ricordiamo, al Ponte Morandi, dove hanno dedicato proprio ai Vigili del Fuoco un murales che incorona il lavoro e il soccorso tecnico urgente espletato dai Vigili del Fuoco stessi in occasioni di grandi emergenze.
Pertanto noi ci auspichiamo che mettano le economie per i vigili del fuoco, per fare lavorare in sicurezza i vigili del fuoco, per garantire alla popolazione quel soccorso tecnico urgente che meritano. Ricordiamo che noi aspettiamo fondi anche per comprare i nostri pasti caldi. Attualmente da 8 mesi non percepiamo queste economie. Come tutto il resto, dobbiamo sempre recriminare, protestare per avere rispetto da parte della nostra amministrazione e della Regione Sicilia. Stamattina si è presentata alla stampa la neoeletta alla segreteria provinciale FLC-CGIL di Catania, Cettina Brunetta. È stata ospite ad Aperi News con in studio Angela Asciuto e Martina Pisasale. Fra i vari argomenti ha affrontato i nodi critici del settore scuola a livello provinciale, tracciando anche le linee programmatiche. Beh, diciamo che le problematiche sono state ovviamente quelle legate all'emergenza Covid, e quindi per quanto riguarda la scuola in toto, abbiamo dovuto sostenere un enorme sforzo perché la scuola non si è fermata, contrariamente a quanto si dice, pare che la scuola si sia arenata alla Darwin, cosa che non corrisponde al vero, perché la scuola è stata aperta dalla infanzia. La scuola media, secondaria di primo grado, e quindi è chiaro che lì non c'è stato blocco, mentre per quanto riguarda la scuola secondaria abbiamo avuto una presenza in DIT, quindi all'impresenza un'altra, diciamo, in collegamento. Quindi la scuola è riuscita comunque a mantenere quel dialogo educativo che ci contraddistingue, che ci ha contraddistinto in questo periodo di grave emergenza sanitaria. Tre musei siciliani per una sera saranno trasformati in hub vaccinali. I dettagli nel servizio di Martina Pisasale. I musei siciliani diventano hub vaccinali. Tre musei dell'isola per una sera saranno trasformati in hub vaccinali. La salute incontra la cultura. Messina, Catania e Palermo con Vaccinarte. Scopri emozionati e vaccinati. L'iniziativa congiunta tra l'assessorato regionale alla salute, quello dei beni culturali e dell'identità siciliana per incentivare l'adesione alla campagna anti-Covid e promuovere la valorizzazione dell'arte e del patrimonio museale siciliano. Si comincia domani dal MUME, Museo Regionale di Messina, per spostarsi giovedì 17 al Castello Ursino di Catania e giovedì 24 al Museo Salinas di Palermo. Sono ormai innumerevoli le iniziative che di concerto con i commissari dell'emergenza Covid abbiamo varato per incentivare le vaccinazioni in Sicilia, e tutte hanno sin qui avuto ottimo riscontro e gradimento, dice l'assessore alla salute Ruggero Razza. Siamo rincuorati dalla crescente consapevolezza che soltanto con un ulteriore incremento delle vaccinazioni si potrà raggiungere al più presto il traguardo dell'immunità di gregge, che potrà finalmente portarci fuori dal tunnel del Covid. E aggiunge: e ben venga se l'accostarsi al vaccino è anche un'occasione per immergersi in un contesto di arte e bellezza. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che sarà possibile rivedere i nostri telegiornali su futurapresse.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.